ormai è passato un altro giorno, quindi avete tutti recuperato gli usi giornalieri e cazzi vari. Arrivate in quello che è un villaggio in rovina. Praticamente questo posto era un avamposto. Vabbè, va oggi. Se toppi inizi. Questo villaggio era un avamposto durante la guerra d'inverno delle streghe. Infatti, però noti che ormai adesso molti degli edifici sono o distrutti o completamente sommersi dalla neve. Quello che effettivamente offre un riparo decente è quello che sembra essere un vecchio tempio, ok? Con un giardino al suo esterno, però è sempre circondato da mura, con delle piccole pietre, voi vedete più o meno da quello che si riesce a vedere dal portone, e scendendo vedete che sul portone è inciso un portone di pietra, è incisa una farfalla. Una farfalla. Chi ce l'ha mi fa tiri di conoscenze di religione. Oh mio Dio. Il paladino è contento. Non Tira di più. religione, zitto. Per una volta che lo puoi fare. Tira, ho Non si tirato. vede. Riprova, aspetta il giorno. Continua a non vedersi. Guarda, al sicurissimo. Vabbè. Cioè, ti giuro, non so come cazzo. Cos'era? Sì. Conoscenza religione e Sì. basta. Boh, voglio. No, non mi esce niente. Ok, ritiriamo. Sperando che almeno un tiro mi Scusa, manchi invia la almeno. foto e pace. Cioè, ormai. Vabbè, era un 3. Ok. Ti Facciamo che fidiamo. prendi 10. Oppure qualcun altro. Vabbè, dai, chi può Sì. tirare, tiri. Cosa Ah, è sono? uscito il dado Religione? di Turion. Ah, ecco, perché l'ho Ah, tirato ora, ecco. Ok. intanto. Ha fatto 17. Ok. In più di prima faccio Ok, 20. Turion tocca l'incisione. A parte ammettere che è stato fatto praticamente da persone che l'hanno scavata coi piedi. Insieme a Thorin fa questa osservazione. Oh, ma l'hanno scavata proprio di merda, è stata farfalla. riconosce il simbolo sulla porta e ci informa che è un tempio di Desna. Desna, Tempio di la dea della fortuna. no. E Ah, ok. sai anche che questo è stato un centinaio di anni fa, più o meno, pure di più. Ma un bel po' di più, centinaia e centinaia di anni fa, durante la prima settimana della guerra d'inverno, dei fuggitivi Ulfen sono rifugiati qui, prima che l'armata di giganti di Baba Yaga abbia, di giganti e troll abbia distrutto tutto. Cosa so su... Sono tornato. Cosa so su Di questa divinità? Desna, che è la divinità della fortuna e del viaggio. Ah, Desna. È bellissima. Qualcuno mi tiri di conoscenze locali. Bardo. Io ognio strumento. C'ho qualcosina io. Forse. Sì, vabbè, ma lui mi batte di brutto. Anche se avessi fatto un tiro bello. Turion, un Io non altro tiro so. di conoscenze di religione. Posso anche la Ok. religione? C'ho anche quella, Sì, per scusate. favore, tanto la fine. C'ha tutto. No, le religioni davvero ce l'ho tutte. Una sorta di Ok. enciclopedia vivente. Meglio Le di me, forse. conoscenze ce l'ho tutte, ragazzi. Proprio quelle. Mica 38. Vabbè, A ma posto. che Ok, dai. allora. Turion capisce che questo posto non è più protetto dalla magia di Desna. Quindi questo posto non ha più il benestare di Desna, è stato rinnegato. E invece Landis capisce il perché. E niente, ho fatto tirare i locali anche per questo. Perché c'era una leggenda su questo posto dove dice che per salvarsi
dall'attacco di Baba Yaga, loro avevano sacrificato tutti i bambini. Tutte quelle pietre all'interno del giardino sono delle piccole tombe. Cosa brutta. No, in effetti a me è sbianco, cioè. In effetti è proprio Sì, vado brutta come male. cosa. In tutto questo, mentre state guardando un pochino in giro, vedete una piccola sagoma bianca correre, un pochino di sagome bianche correre via da quello che diciamo essere il cimitero del tempio. Oh no. Voi iniziate a sentire. Non lo so se per no, percezione del magico non ti fa percepire i fantasmi. Voi iniziate a sentire. Sono tanti piccoli Sì, Casper. voi sentite questi tanti piccoli Casper che Yeah. vengono, che cominciano a gridare, scappare. Non li sentite però bene, sentite proprio in lontananza e vedete delle figure più grosse schiacciare questi bambini. Io, ma Oddio, poverini. oddio, allora quindi il posto è messo male. Tiratemi di volontà. Che a posto. Ecco, qui ci scazzo io, perché sì, Vabbè, se devono dare paura per Sì. caso. Ah, allora aspetta, ho Tu anche sì, resistenza alla paura gli io. altri no. Nulla. A tutti, Avrete a uno bene del sdamor. bene. No, Non dà tutti. il No, perché bonus nell'area? ci dà. No, ci dà un più 4. Un più 4 a tutti. Più Contro la 4 paura. contro la paura. Più 4. Ricordavo bene comunque, cioè non era un'immunità, era un bonus. Meno male che l'ho chiesto perché me lo stavo No, io no, mi ricordavo dimenticando. del bonus. Bravo, bravo. No, no, perché tu dai più 4 prima contro la paura, poi contro gli ammaliamenti. Oh, 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 oh. Turion è l'unico che non deve tirare, perché è immune. Sì, Turion è immune. Io ho tirato 20, ora me lo Vabbè, dici. mi dispiace. No. Too late. Allora, L'unico 20 non naturale che nel momento prendo. in cui vediamo la scena, tutti rimaniamo comunque visibilmente traumatizzati, effettivamente, però Ebbè. quasi come se avessimo visto la scena millanta anni fa. E ci rimaniamo male, però non ci perdiamo nella situazione, rimaniamo comunque più o meno lucidi. Più o meno. Ok. C'è modo di dare pace agli spiriti dei Sì. bambini? Per capire maledizioni, si deve tirare di conoscenza religione o di spellcraft. Vabbè, spell. Ok. Io ci provo. Sì, troviamo un modo per. 30. Ok. 15, hanno 12, penso. Io ci provo. Dici, no? Io no. Com'era? Com'era l'Anlis? Io ci provo. Ok, io ci provo. Provaci. Perché so che il dado non si è visto? Che cazzo, perché non l'ho scritto col potere di Vabbè. sì. Allora. Ma è così. Nel momento l'Anlis un attimo cerca di capire la situazione e capisce che per rompere e distruggere la maledizione bisogna trovare una pietra su cui probabilmente è stata incisa questa maledizione. Cioè, ragazzi, allora, Però non sai io sono un come problema. effettivamente come distruggerla come maledizione. Ok. Ah, Master, me lo devo segnare sta cosa qua, perché c'ho metà del mio livello e tiri di percezione per notare gli Ah, ants. ok. E anche sui tiri di spellcraft per gli oggetti per identificare gli oggetti maledetti. Poi ho più uno. Ai tiri salvezza contro le curse. Contro le curse e gli ants, ok? Più uno di dodge bonus alla C contro gli attacchi degli ants. Anzi, è più due adesso, perché a sesto livello aumenta di uno. Ok.
Ok, niente, okay. Perché lo stavo. Perché non l'ho scritto sulla scheda, okay. Lo scrivo, mannaggia mi sei. E niente, non mi aiuta in questo caso. Però comunque cosa bisogna fare quindi per liberarli? Devi rimuovere la maledizione e trovare questa pietra su cui farlo. Ah, devi trovare una pietra su cui incisa la maledizione. Ok. E allora mi concentro con il Ok, ti devi di percezione. Perché do... sì. Ok. Ok. Concentrandoti più o meno riesci a capire che arrivano da due zone prettamente diverse questi urla e dove si fanno leggere molto più forti. Quindi vai sia in un posto che nell'altro e trovi queste due pietre. Cazzo, sono due? Si riesce a spostare la pietra o è fissata? No, si spostano, sono praticamente tipo due mattoni, ok? Che sono praticamente come due mattoni rotti che li puoi mettere insieme. Ah, ok, allora li metto insieme e... e mi volgo verso gli altri. Ragazzi, sto studiando come rimuovere le maledizioni, ma non sono ancora capace. Ancora non vi è. Ok. La volpe non ci ha dato una pergamena. Sì, la pergamena di rimuovere maledizioni. Qualcuno è capace di usare la pergamena? Io posso leggerla se uso l'incantesimo. Io sono malapena a leggere, figurati usare l'incantesimo. Io posso leggere tramite incantesimo, quindi... sto facendo. Io che cacchio. Esercizio. Non so qualcosa. Va di bene. Oggetti magici, ma forse il paladino potrebbe essere più indicato. Ce l'hai in lista? Io ho la spell per farlo, quindi sì. Ah. Se ce l'hai in lista non deve tirare. Tu c'hai l'incantesimo adesso. Sì, ma è dopo, non adesso, è di livello 2. Rimuovere maledizioni. O ce l'hai adesso? No. Quello che leggere le pergamene è livello 1. No. No, rimuovi maledizione. Quello lì manco ce l'ho. Devi avere l'incantesimo in lista per non dover tirare. Ma deve essere di un livello che lo lanci. Sì. Quello lì forse a livello 2 di incantesimo, quindi non ce la faccio. Ma... non sempre, però. Ogni tanto... tipo, no, adesso si sente. Adesso si sente. Ok, va, buona. Ma perché hai il push to talk? Avrai ritardo. Sto pensando, master, davvero, perché piuttosto che far tirare, rischiare di scazzare e perdere la pergamena, ma non possiamo darla al personaggio di Rick che lui la usa e la usa in automatico. Sì, facciamo così perché altrimenti rischiate veramente di cannare la cosa e immaginare. Lo so che è brutto, però rischiamo di perdere la pergamena perché se scazza il tiro, Sara... Io sono molto fortunata con i tiri di dado. Vabbè, insomma, un po' rischioso. E non si può prendere 10 alle spelle, infatti. No, però aiutare l'azione di aiutare un altro in questo caso si può fare. No, questo credo. No. Per utilizzare oggetti solo. Magici è una cosa che fa una persona sola, non può essere aiutato. Cioè, a questo punto facciamogli usare direttamente a lui, rimuovi maledizioni piuttosto che buttare la casella. A personaggio di Rick, che lo diciamo, guarda Rick, hai usato sta pergamena perché tu la usi senza tirare. Vabbè, cioè, dico a quel punto, cioè, se stiamo usando solo per questo, facciamo usare direttamente la spell piuttosto che... Sì, noi magari la pergamena ce la riserviamo per altro, magari quando sta lui non può farla. Sì. Vabbè. Quindi usiamo la pergamena. No, cioè se dobbiamo ricorrere a quello, tanto vale ricorrere direttamente a lui piuttosto che alla pergamena. Sì. No, guardiamo lo slot. Ok, quindi è in estemporanea. Lily, che ci ha seguito finora tutta silenziosa, decide di... modalità FK. Modalità trascinata, mi legate una corda. Lancia e quindi rimuove la maledizione dalle pietre. E mentre vedete i bambini svanire, vedete anche un piccolo fascio di luce venire
da dove Lanlis ha tolto via la prima pietra. Andate e vedete che la direzione è stata verso un altare ormai semidistrutto. In quell'altare, dietro l'altare c'è praticamente una tomba in pietra. Una piccola tomba in pietra che è tolto dal... Penso che sia Thorin che Túrin spostano il coperchio e trovano all'interno, a parte uno dei preti ossuti di Desna con il loro simbolo sacro spaccato in due, trovi due pergamene con scritto su uno trattenere persona e sull'altro resistere all'energia. Sull'altro, sull'altro. Resistere all'energia freddo. Ok, buono, buono. Un contenitore per pergamene che vale sulle 100 monete d'oro. Se lo volete vendere oppure lo volete tenere per metterci dentro tutte e tre le pergamene che avete. Cioè tutte le pergamene che avete. Poi una cintura di lame. Un anello di caduta lenta. Poi due opali di fuoco e 200 monete d'oro. E 27 di platino. Dopo aver sciolto la maledizione non vedete più niente. Quindi dopo Ah, di ok. questo Ada fa giusto un segno di riverenza verso il piccolo cimitero dei bambini. Vedete Ada un pochino giù di morale e risale sul carro. Aveva promesso anche a stiamo qui. Aveva anche promesso a oddio a Tora di vendicarla. Aveva promesso a Nadia e Tora di vendicarle la morte. Quindi si è deciso di prendersi carico anche della morte di questi bambini. Io master, vabbè, faccio preghiere al mio, rivolte al mio Dio, comunque, Prego. aspetta che non mi ricordo manco come cazzo si chiamava, non l'ho segnato, porca Il dio troia, di Ada è bravo Gorum e Dante. spera soltanto di avere un combattimento onorevole che la sua vittoria possa rendere onore e pace a loro. Cioè, non è che può fare altro. Ah beh sì, no, un attimo che cerco di che divinità era, porca miseria. Comunque è tipo una divinità della medicina e Vabbè, del... un dio minore. Eccolo qua. È Aesokar. E però... E ne conosco, quindi gli uso i costumi. Però nel caso No, se devo non c'è tirare bisogno. no, se devo tirare religioni, se invece voglio fare anche una preghiera a Desna per le anime di questi bambini, perché comunque questo luogo, prima di essere maledetto, era devoto a lei. Sì. Sì, per il tiro sì. Quindi, ok. Allora, ok. 32. Penso di conoscere usi, costumi Anche di più. e anche festività. Allora, E la anche tu Madonna. preghi per loro, sapendo che Desna comunque, nonostante sia la divinità della fortuna e del viaggio, non è una divinità che vive molto a cuor leggero, però chiedi comunque di perdonare i bambini perché loro non c'entravano nulla, perché sono stati Sì, uccisi dagli effettivamente non adulti, c'entrano non da niente. loro. E nel caso un po' penso che se volesse potrebbe effettivamente tornare in questo tempio ora che è libero dalla maledizione e che effettivamente queste terre hanno bisogno di nuova speranza.